Ragazzi, se avete seguito la mia ultima storia su Instagram, saprete già cosa sto facendo e dove mi sto dirigendo. Facciamo una prova, adesso sto registrando in 4K a 30 frame al secondo, però voglio attivare una funzione che si chiama HDR10 Plus o Plus e dovrebbe dare tanti bei colori, cioè aumentare i colori come in post produzione. Ecco, adesso è stata attivata, infatti mi sembra di vedere anche il cielo molto più azzurro. Molto più colorato. Magari se ci avete fatto caso a questo cambiamento dei toni di colori, lasciatemelo scritto sotto nei commenti. Non so come mai prima l'immagine ballava, cioè nella clip precedente. Mi sembra che ogni tanto balla anche qui. Probabilmente perché ci sono troppe applicazioni in background aperte. Proviamo a levare l'HDR Plus. Siamo tornati all'opzione di prima. Non so se era dovuto all'HDR Plus, comunque sembra proprio che adesso sia tornato normale, cioè non saltella più, tanto per intendersi. Guarda che caldo, c'ho il sole alle spalle e il caldo proprio. Vediamo un po' se qualcuno si ferma per farmi passare quelle strisce. Sono già passate due macchine, la terza è stata generosa. Siccome io sono duro e quando faccio le prove voglio essere sicuro al 100%, ma se qui trema, come mai non questa non la capisco, questa cosa qui. Trema. In HDR10 trema. Adesso l'ho disattivato nuovamente, sembra tornato tutto regolare. Magari probabilmente se facevo un rinvio dello smartphone tornava a posto da sé. Meno male me ne sono reso conto guardando lo schermo, altrimenti chissà che veniva fuori. Comunque questa prova qui l'ho già fatta circa un anno fa, in pratica mettendo l'HDR10 Plus saturava troppi colori. Avevo un cappellino che era sul celestino e diventava quasi verde, anche i colori troppo forti. Quindi mal di niente, anche se avessi qualche problema, ma tanto con i nuovi aggiornamenti magari vengono accomodati, cioè vengono aggiustati questi piccoli problemi, come i bug quando c'è gli aggiornamenti delle patch. Vanno sempre a rimuovere quei piccoli disturbi. No, scatta di brutto, io non capisco come mai. Prima non lo faceva questo problema qui, non ce l'aveva prima. Comunque questo è un problema di software. Perché adesso l'ho tolto e come per magia è tutto fluido. Boh, non lo so. Vabbè che tanto io quella funzione lì non la uso, perché satura troppi colori. Poi in post produzione, quando monto il video, gli posso dare tutti i colori che voglio manualmente e decidere io come può essere meglio. Siamo già quasi a 2 km, senza rendersene conto.
Che spettacolo! Veramente bella questa. Beh, sembra un tempietto. Ora guardo se quando monterò il video, se quel difetto sull'HDR 10 Plus c'è sempre del tremolio, oppure lo stesso software del telefono lo ha eliminato, non lo so, vediamo. Io comunque non cancello nulla, perché è bello vedere anche queste cose a volte nei telefoni. E come per magia ci ritroviamo in Pineta, non è passato neanche 24 ore e siamo nuovamente davanti alle Terme Tettuccio. È inutile che ve lo dica, questi sono i miei giri abituali, dove poter fare due passi tranquilli e beati, senza traffico, senza, perché questa è zona pedonale, quindi non ci puoi entrare, ci possono entrare soltanto forze dell'ordine e penso taxi, non... sì, taxi penso di sì, perché magari accompagnano dagli alberghi i clienti stessi, li accompagnano qui al Tettuccio. È sempre bello guardare il Tettuccio. Sinceramente non so neanche quanti anni abbia. Ora sono contro luce, quindi non so come possa essere l'immagine. Vabbè, io tanto vado in quella direzione lì. Ancora non riesco a crederci che siamo alla prima settimana di novembre. Ho mandato un messaggio ad Omar dicendogli che sono qua in Pineta e gli ho chiesto se vuole venire a fare una girata o preferisce stare sul letto a mangiarsi i biscotti, i baiocchi. Vediamo un po' cosa mi dirà. Unica pecca di oggi, non ho portato neanche una bottiglietta d'acqua. Vabbè, bevo quando arrivo in carrozzeria, tanto hanno il bidone quello della Galligan. Solo che non ci vado adesso, adesso è ancora presto, non sono neanche le 3. Parco della Torretta chiuso come sempre, da svariati anni. Non ci ho neanche fatto caso perché non sono rientrato su WhatsApp per vedere se l'aveva visualizzato il mio messaggio Omar, ma probabilmente anche quando lo leggerà sarà troppo tardi. Si starà ingozzando di baiocchi e di dessert Versilia, che ora vabbè ha cambiato nome, ma in sostanza è sempre il solito dessert. Siamo, allora, qui, questo qua che vedete è il Teatro Verdi di Montecatini Tendoni. Vabbè, andiamoci a fare un giretto lungo Viale Verdi e poi si va verso il carrozziere. Il carrozziere, il meccanico. Direzione Piazza del Popolo. Ora sto costeggiando l'hotel La Pace e qui a diritto si arriva praticamente alla piazza. Vedete? Qui un tempo c'era anche una discoteca che si chiamava Cheruba. Che sicuramente ora sono degli anni che non esisterà più. Qui forse faceva parte l'uscita della sicurezza del locale. C'è nessuno in piazza. Eccoci qua. E noi andiamo di qua.
Corso Roma. Eccoci giunti anche al Cursa, cioè quello che gli rimane. Dopo 4 km e mezzo circa siamo giunti sulla via Lucchese, quella che da Montecatini porta al primo comune, che sarebbe Margine Coperta, e proseguendo si arriva all'altro comune, che è Borgo Abugiano. 4 km e 440 metri. Alla fine siamo arrivati anche alla cosiddetta S lunga di via Lucchese, e comunque siamo quasi arrivati, non manca molto. Beh ragazzi, siamo su 5 km, speriamo di rimanere su questa linea, cioè più che altro mi riferisco che spero di non farne per ritornare a casa a piedi e mi renda la macchina questa sera. Quindi per il momento chiudo le clip e riprenderò semmai se sarò in macchina o a piedi. Beh ragazzi, non so se mi vedete, ma avrete già capito che la macchina me l'hanno resa e si sono fatte le ore 19. Io sto andando a casa e niente, il video di oggi termina qua. Finalmente non sono tornato a piedi, anche perché a questo qui cominciava a essere freschino e io non ho neanche una felpa, cioè questa maglietta leggera, e ora mi cucco un po' di traffico, vabbè, è normale, a questa qui la gente torna dal lavoro. Vi saluto ragazzi, alla prossima.